arrivati ormai a quasi 10 anni di esistenza del canale, e devo un ringraziamento a tutti quelli che si sono iscritti, ormai cominciano a essere tanti, e devo un ringraziamento anche a quelli che continuano ad iscriversi e poi a quelli che sostengono il canale. Non sono moltissimi per la verità, però insomma, qualche persona sostiene il canale e questo mi fa molto piacere e continuo a ringraziarla e la ringrazio anche qui in questo momento. Chi ha sostenuto il canale, chi ha mandato qualcosa, sappia che ha tutta la mia gratitudine. Bene, da questo punto di vista però mi piacerebbe, per celebrare anche diciamo, questi 10 anni, per magari entrare in contatto con qualcuno di voi, con quelli che più mi seguono con più fedeltà, insomma, con più continuità, e offrire un'occasione di incontro con me, ma anche di incontro tra di loro, insomma, di incontro tra coloro che in qualche modo seguono e magari si addormentano la sera ascoltando questi racconti, questi libri, insomma. Quindi con la compagnia di questa che è la mia voce. Incontro. Un incontro potrebbe essere organizzato, secondo me, alla fine del mese, perché sabato 29 agosto, quando ormai agosto è finito e quindi siete rientrati dalle ferie, e di sabato, perché magari chi vuole potrebbe anche fermarsi la domenica, mi spiego meglio. Mi piacerebbe organizzare questo incontro ad Abano Terme, che è un luogo termale, ma anche un luogo piccolino, quindi dove ci si può incontrare facilmente. Abano poi è molto vicino a Padova. Chi viene alla mattina del sabato ci potremo trovare, mangiare insieme, poi passare il pomeriggio insieme e poi chi ha voglia di partire se ne va. Chi invece ha voglia di usare il sabato per prolungarlo anche alla domenica, si potrebbe organizzare una cena in un albergo di Abano, dove si può cenare anche senza spendere troppo. Poi chi vuole si può fermare e avrebbe la domenica a disposizione, poi libera, per visitarsi Padova, che è una città che vi assicuro vale la pena di visitare con un po' di calma, e da lì riprendere poi il treno, e se viene in treno o altri mezzi, se viene con altri mezzi, e tornarsene a casa nel pomeriggio o alla sera, dopo aver visitato anche Padova e quello che gli interessa di Padova. Arrivare ad Abano Terme è semplice, perché se si arriva da Padova, dalla stazione di Padova si prende un autobus, poi lo spiegherò meglio a coloro che intendono venire, insomma, e l'autobus ti porta direttamente ad Abano. Oppure ci si può fermare nella stazione di Terme Eugane per quelli che vengono, diciamo, da Bologna. La stazione di Terme Eugane si prende lo stesso un autobus e in 10 minuti si è ad Abano Terme. E qui Abano Terme è un posto piccolo dove è facile trovarsi, tra l'altro c'è anche intorno, ci sono dei posti belli, suggestivi, dove dei parchi, c'è molto verde. E quindi è anche possibile trovare il modo per stare insieme e per combinare qualcosa, magari ci verranno delle idee. L'importante poi quando ci si trova è avere il modo di stare insieme, di parlare un pochino, insomma, no? Di conoscersi, insomma. Ecco, se l'idea vi va, io penserei a una data, sabato 29 agosto, eventualmente potrebbe essere possibile di anticiparla di una settimana, ma forse quella preferibile è sabato 29 agosto, prolungabile fino a domenica, ovviamente sapendolo prima. Io butto là l'idea. Se qualcuno intende aderire, mi faccia sapere e cercherò di organizzare al meglio questo incontro. Qualcosa succederà, se anche chi intende aderire ha delle idee su cosa far succedere in questo incontro, me le dica e ne terremo conto. In qualche modo festeggeremo, cioè io, a modo mio, per l'importanza che ha nella mia vita questa cosa, insomma, che sto facendo in questa fase,
cioè queste letture, insomma, festeggerò a modo mio, darò il valore che sento di dare a questa festa, diciamo a questa celebrazione. Ma comunque, la cosa più piacevole sarà l'incontro personale con voi, insomma, no? Qualcuno, di voi ho già conosciuto personalmente, non molti per la verità, ma conoscersi personalmente è sempre una cosa bella. Il contatto personale è importante in questo mondo solo virtuale. Io butto là l'idea. 29 agosto, c'è tempo, quindi c'è tempo un mese per pensarci, per organizzarsi, per tenersi liberi chi vuole, se anche siamo in pochi, perché immagino che non saremo in molti, ma va bene lo stesso, insomma, in pochi si parla meglio, ci si comunica meglio. Se invece siamo in molti, va bene lo stesso, anzi ancora meglio, perché saremo in più a conoscerci e magari potranno circolare anche più idee, più racconti, racconti anche personali, non lo so, insomma. Forse è il momento di fare un incontro anche con voi, insomma, ovviamente con coloro che gradiscono questa cosa che è questo canale, quello che passa attraverso questo canale e che possono venire nel senso che non abitano troppo distante probabilmente, perché immagino che insomma il tempo di percorrenza sia un problema, insomma, quindi è chiaro che insomma è comprensibile chi abita distante e non può venire. Bene, questo è tutto per questo video. Vi ringrazio, arrivederci.